È proprio nei momenti di maggiore crisi di un territorio che servono le idee ed un intento comune per ripartire e regalare nuova vita ad una frazione, un piccolo borgo, una periferia. Sta in questo concetto la filosofia delle cooperative di comunità sperimentate in Toscana e che appena adunando al primo bando coinvolgono già 700 persone tra soci e collaboratori. Le realtà finanziate dalla Regione in questa prima fase sono state 24 e puntano a investire sui propri tesori, sia paesaggistici che agricoli o produttivi. L'obiettivo, come ricordato nel corso dell'incontro su bilancio e prospettive delle cooperative di comunità, tenutosi il 7 dicembre a Firenze, è quello di ripopolare queste piccole aree della regione ed evitare che i cittadini, soprattutto i giovani, partano e cerchino altrove la loro casa. Credo siano uno strumento importante, sono dei motori pensanti, diciamo, che abbiamo, possiamo avere nelle parti più fragili, più delicate del territorio, che possono quindi far crescere, oltre al progetto per cui partono, nuove idee, nuovi, possono richiamare nuovi investimenti, nuovi finanziamenti, nuove risorse per fare in modo che questi territori sono portati da anni a avere un calo della popolazione invece abbiano, questa è diciamo la speranza, un'inversione. C'è chi punta a mantenere le tradizioni culinarie, che le produzioni, chi ancora invece vuole portare turismo sostenibile. Dalle piccole frazioni di montagna alle isole, ecco che emerge la ricchezza umana di una Toscana che crede in se stessa e che vuole darle il primo impulso per riportare vita dove oggi mancano anche i servizi essenziali. Una testimonianza arriva da chi, prima degli altri, ha sperimentato il modello della cooperativa di comunità. Si tratta dell'esperienza del Teatro Povero di Montichiello. All'inizio facevamo servizi più che altro alla comunità, quindi diciamo i proventi del teatro venivano reinvestiti in servizi che si davano alle marginalità, alle persone che avevano difficoltà, per esempio agli anziani. Poi si è capito anche che la cosa importante era che rimanessero persone, che rimanessero giovani, e quindi questa cooperativa ha sviluppato posti di lavoro e stiamo provando a dare un impatto sul territorio in modo che i ragazzi possano restare lì e non andare via. Alcuni attori si sono poi esibiti in Palazzo Sagrati Strozzi, sede della Presidenza della Regione, in un intermezzo recitato, dove hanno presentato la ricetta ideale per la cooperativa di comunità. La ricetta ovviamente è quella della rete, degli intenti e del lavoro comune, uno spirito nuovo per vivere i luoghi. È una risposta importante per i territori in cui alcuni servizi vengono un po' a mancare, e il protagonismo e il senso civico dei cittadini in questo può aiutare. Occorre fare rete ad ogni livello, fare sinergia ad ogni livello se vogliamo affrontare nel migliore dei modi le sfide che ognuno, le cooperative, i comuni hanno davanti. Provare a tenere insieme e a valorizzare il senso di comunità di zone marginali che rischiavano lo spopolamento e soprattutto che rischiavano il collasso economico. Invece in questo modo non solo si dà respiro, ma appunto si ricostruisce quel tessuto connettivo della comunità che oggi è, diciamo, uno dei valori aggiunti forse anche della Toscana. Insomma, ad un anno dal progetto non solo si tracciano i bilanci, ma si guarda avanti, si guarda il modello nel quale i cittadini sono le pedine fondamentali nel gioco di squadra per risolvere la partita e magari, utilizzando un paragone calcistico, vincere il campionato insieme. Sul piatto ci sono persone, idee e futuro, le fondamenta sulle quali costruire la Toscana del domani, nel piccolo, nel quotidiano, rispondendo ai problemi di ogni giorno. Buglia ha poi annunciato un passo ulteriore, quello di una proposta di legge nazionale in Parlamento, con l'intento di far sì che la cooperativa costituisca un particolare genere di impresa sociale a servizio del territorio. Una normativa è necessaria, che ha usato l'assessore, per non lasciare le cooperative in un mare troppo mosso. Come ovvio che sia, infatti, servono regole e norme. La Toscana l'ha fatto, adesso urge dunque però un quadro nazionale.